Salve, benvenuti al primo appuntamento dell'informazione di Merito TV, canale 817. Parte una nuova esperienza televisiva e parte 7x1. Che cosa è 7x1? 7x1 è un rotocalco, un magazine che ogni fine settimana accompagnerà voi telespettatori da casa alla ricerca di quelle informazioni, di quei servizi che riguarderanno tutta la provincia di Reggio. Notizie ed informazioni che seguiremo con le nostre telecamere e, perché no, cercheremo di diffondere affinché l'informazione sia ancora una volta più libera e sicuramente in maniera chiara e avvincente. Un grande scavo a Piazza Garibaldi a Reggio Calabria sta facendo discutere non solo gli addetti ai lavori, ma soprattutto ai cittadini. Sta per nascere un nuovo parco archeologico nella città di Reggio Calabria. Questo lo vedremo insieme. Può partire il nostro primo servizio. Il sito archeologico di Piazza Garibaldi restituisce alla vista dei beni archeologici di grande importanza e valenza storico-artistica. Un sito che è diventato centro di attrazione di visitatori ed esperti addetti ai lavori e tra l'altro anche da poco vigili urbani e forze dell'ordine che stanno presidiando il sito, poiché da un paio di settimane iniziati i lavori di sondaggio preliminare per la costruzione di un parcheggio sotterraneo secondo quello che è un progetto dell'amministrazione comunale, giorno dopo giorno sta restituendo e regalando ai reggini, alle scolaresche e non solo, delle piacevoli sorprese. Una grande struttura sta emergendo dai lavori di sondaggio in uno scavo che procede dai 3 ai 5 metri. Un ordine gradinato sta portando alla luce una grande struttura. Tante le ipotesi, periodo medievale, periodo bizantino o ancor di più periodo magno greco. Belle queste pietre che parlano di storia del nostro primo servizio. Ritorniamo in questo studio virtuale che è dello skyline ricostruito dal nostro Dario Amodeo. Vuole veramente scandire il tempo dell'informazione, perché diamo subito spazio al nostro secondo servizio, un momento dedicato a quello che è il mondo del volontariato, il senso civico dell'emeroteca dell'ADSPEM, che è in visita in una località dell'area grecanica ed esattamente in quel di Rogudi. Buona la prima nel comune di Rogudi per l'associazione ADSPEM FIDAS di Melito Portosalvo, che nei giorni scorsi ha registrato un'ottima affluenza di donatori. Pensiero condiviso dal sindaco di Rogudi, il dottor Agostino Zavettieri, che fin da subito ha appoggiato il progetto. Oggi è una bellissima giornata, in quanto per la prima volta l'ASPEM di Melito Portosalvo viene qui a Rogudi per la donazione del sangue, che è un fatto molto importante, sensibilizzare i cittadini che vuole donare. Donare il sangue significa dare ad altri la possibilità della vita, perché il sangue è vita, per cui è un'ottima, diciamo, iniziativa che diamo all'opportunità ai nostri concittadini per poter donare. Infatti stamattina qua si vede che ci sono delle persone che donano il sangue e ci fa molto piacere. Spero che ci siano altre occasioni per poter donare ancora il sangue, per dare la vita alle altre persone che ne hanno bisogno.
Dunque continua il lavoro dell'associazione Ad Spem Fidas di Melito Porto Salvo, volto da sempre alla collaborazione e ad un crescente coinvolgimento alla donazione del sangue. Difatti, nei giorni scorsi ha contribuito con l'Ad Spem di Reggio Calabria per la donazione di sangue RH negativo, destinato ai bambini e del reparto di ematologia dell'ospedale Riuniti. Sì, abbiamo cercato di sensibilizzare anche il comune, il paese di Rogudi, e diciamo che nel suo piccolo ha dato i suoi primi piccoli frutti, e noi cerchiamo di non rimanere solo a Melito, perché dobbiamo sensibilizzare anche i paesi limitrofi. Io ci tengo a precisare che molte persone sono un pochino restie a donare il sangue perché magari hanno un po' di timore, ma non è altro che un normale prelievo che, anziché durare un minuto, due minuti di sangue, è semplicemente massimo 10 minuti, compresa la preparazione, perché voi sapete benissimo che c'è la dottoressa che prima fa i controlli dovuti e poi decide se una persona può donare o meno. Terzo servizio di 7x1 ed esattamente ci trasferiamo in quella di Reggio Calabria, alla Sala d'Arte Le Muse, presso l'Associazione Culturale Le Muse, che hanno incontrato la saggista, scrittrice e poetessa Pina Lupoi. Al Laboratorio delle Arti e delle Lettere Le Muse di Reggio Calabria si è tenuto l'incontro con la poetessa Pina Lupoi. La Lupoi ha conversato con i presenti e lo ha fatto con la tecnica del flashback, del ritorno al passato attraverso lo sguardo della memoria. I miei scritti, dice, vogliono riportare in vita scene non particolari, ma comuni a tante famiglie. Testi che, come in un film, accendono la luce su periodi che appartengono a tutti, affreschi sociali e personali che rafforzano l'idea dell'embrione. Un incentivo, quello della Lupoi a scrivere, viaggiare e osservare, ma spesso oggi gli occhi sono miopi e i potenti del mondo ci portano continuamente nel nostro tempo, avanti ed indietro, ma non nel regno dell'infanzia. Le battaglie progressiste, gli anni 50 e l'accelerazione del consumismo, gli anni dei tumulti nella città di Reggio Calabria, questi concetti hanno animato la Sala d'Arte Le Muse con l'io recitativo della scrittrice attraverso pagine e parole che hanno animato un ampio dibattito. Beh, ho tirato dal mio archivio Istar, Avanti e indietro, memoria a tratti, è un breve romanzo, però reale della mia vita, e scorre attraverso tre periodi: il dopoguerra, il periodo della rinascita dell'Italia, del benessere economico, e i fatti di Reggio del 70 fino agli anni 80. Una suggestione però quasi romantica di quel periodo, attraverso ciò che ricordo e porto nel cuore. I libri parlano di questo. Io non soltanto sono poetessa, ma soprattutto scrittrice, perché tra saggi e lunghi racconti e romanzi ho al mio attivo 9 opere. E, beh, per me è un continuare a vivere nel mondo della scrittura. Il critico letterario e vicepresidente Muse Teresa Polimeni Cordova considera la poetessa come colei la quale, attraverso la parola incisiva, ritorna volentieri verso i luoghi e i tempi dell'infanzia. Ne conserva infatti i profumi e le atmosfere, esaltando la visione che consente di filtrare squarci di vita mentre la stessa si dipana nel tempo. Una donna, una voce calabrese, che rievoca Sinopoli, la sua cittadina di origine, la sua formazione tra educazione formale, ansie e severità, in cui la regola era un tempo austerità. Al nostro settimanale 7x1 di Merito TV, qual è il messaggio che vuole dare Pina Lupoi, imprenditrice, poetessa, editrice, scrittrice, personaggio poliedrico che ha attraversato il tempo, anche quello della scrittura? Di continuare con le associazioni e con l'associazionismo. Per fare quello che fai tu, quello che fanno anche altre serie associazioni, per far sì che
si forma una grande famiglia dei piccoli geni, perché no, dei creativi che hanno la voglia di continuare a dire e soprattutto che abbiano un senso anche nel sociale. Il noto parco Archeoderi sarà il protagonista del servizio successivo, perché lo studioso Daniele Castrizio ha presentato i suoi ultimi studi sulle due statue per eccellenza della Magna Grecia, le statue di Riace. Si è tenuta presso il parco Archeoderi, in occasione del convegno IRIZE, la Lectio Magistralis del professore Castrizio per la presentazione del testo Il metodo bronzi di Riace, le voci del passato, le statue si raccontano, scritto insieme a Cristina Iaria. Tale pubblicazione riunisce studi e ricerche che attualizzano ipotesi e tesi fatte nei vari anni sulla storia delle due famose statue. Il famoso studioso ha ribadito più volte: dobbiamo cambiare la mentalità, far parlare il nostro patrimonio culturale e riprendere la nostra storia. L'incontro è stato arricchito con alcuni intermezzi musicali del maestro Giovanni Favasoli. Alla fine della serata è stata consegnata una targa ricordo data dall'Associazione Culturale Archeoderi per ringraziare l'illustre relatore. Prima nazionale il 20 e il 21 maggio al Teatro Francesco Cilea per la presentazione del musical sulla vita di San Francesco da Paola, nel sesto centenario dalla morte del santo, con musiche del maestro Frisina e con testo di sua eccellenza Fiorini Morosini, vescovo di Reggio Calabria Bova, viene presentato presso l'Istituto Alvaro Gebbione di Reggio Calabria un incontro con gli attori e il regista di un musical che farà tanto parlare della Calabria in Italia. In occasione dei due matinee al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, il 20 e il 21 maggio, presso l'Aula Magna dell'Istituto Alvaro Gebbione di Reggio Calabria, si è tenuta la presentazione dello spettacolo San Francesco di Paola. Il testo, scritto dall'arcivescovo Fiorini Morosini, avrà le musiche di Monsignor Frisina. Durante l'incontro presenti gli attori: Francesco Capodacqua, che interpreterà il ruolo del santo di Paola insieme a Stella Sorrentino nei panni della madre Vienna, e poi ancora Costantino Comito, re Ferrante di Aragona, Valder Cordopatri, Papa Sisto VI,
Simone Vazzana nei panni di Re Luigi XI, Filippo Marcianò nella persona del narratore. Gli attori hanno risposto a tante domande dei ragazzi con interventi inerenti all'argomento e quella che è stata l'azione evangelica in Calabria e in Europa di questo famoso santo. Ai nostri microfoni gli attori Francesco Capodacqua, Costantino Comito e Stella Sorrentino. Ciao a tutti, sono Francesco Capodacqua, interpreto San Francesco da Paola e vi invitiamo a venire al teatro perché sarà uno spettacolo bello, affascinante, pieno di tanti effetti speciali. Ci sarà un corpo di ballo stratosferico, delle musiche veramente coinvolgenti e ci sarà una storia che parlerà di questo santo, San Francesco da Paola, che qualcuno di voi magari a casa già conosce, e lo metteremo in pratica, in scena, e metteremo in pratica insomma quello che è la sua storia. Io invece sono Costantino Comito, interpreto Re Ferrante e quindi ne vedremo delle belle su questo santo un po' testardo, vedremo di metterlo in riga. Vi aspettiamo. Io sono Stella Sorrentino e interpreto nel musical di San Francesco la mamma di San Francesco, quindi Vienna. E anche io sono molto onorata di far parte di questo cast con la regia del maestro Armando Gatto, perché sarà un musical veramente straordinario. Ci sarà l'orchestra, il coro, i ballerini, gli attori, i cantanti. Vi aspettiamo. Infine l'intervento del dirigente scolastico, dottoressa Margherita Nucera. Allora, intanto mi corre l'obbligo di fare un ringraziamento alla Curia perché ha scelto la nostra scuola come sede per la promozione a livello nazionale di questa opera teatrale interessantissima che, come titolo, Il fuoco e la luce, San Francesco di Paola, che narra la storia di questo santo calabrese importantissimo, che può essere di esempio alle nostre giovani generazioni. Quest'opera intanto è interessante anche per la caratura delle persone che l'hanno, diciamo, composta. Il nostro arcivescovo ha scritto il libretto, il maestro Frisina è l'autore della musica. E poi questa storia, dicevo, interessante di questo santo umile che si è fatto servo schiavo degli altri, ma che è stato anche grande nel capire le difficoltà, nel seguire i poveri e nel seguire le persone che hanno necessità. Questo credo che sia l'esempio più calzante, più forte che noi possiamo dare alle nuove generazioni. In quest'ottica il nostro istituto, l'Istituto Comprensivo Alvaro Gebbione, si mostra come sempre in primo piano nell'apertura al territorio, quindi alle proposte che vengono dal territorio, nella capacità anche di promuovere il teatro come forma di espressione artistica che interessa moltissimo i ragazzi. E queste due caratteristiche sono due elementi importanti di questo istituto comprensivo. E io ringrazio tutti voi, ringrazio Telemerito per averci, come dire, ospitato e per aver raccolto le nostre riflessioni. Grazie. Il Museo Nazionale della Magna Grecia, un bellissimo edificio costruito e progettato da Marcello Piacentini, che proprio rinasce questa settimana a nuova vita dopo lunghi e lunghi anni di restauro. Che cosa conserveranno le nuove sale? Che cosa conservano le nuove teche progettate dal Ministero dei Beni Culturali? Questo lo vedremo e sicuramente lo racconteremo nelle prossime settimane. Intanto un in bocca al lupo al direttore del Museo Nazionale, al dottore Carmelo Malacrino. Finalmente ha aperto alla città di Reggio Calabria e all'Italia e all'Europa intera il nuovo Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, ospitato all'interno di Palazzo Piacentini. Il nuovo museo ha all'interno una collezione di reperti provenienti dalla Magna
Grecia. All'inizio era formato da un nucleo di materiale ceduto dal Museo Civico della città, sorto nel 1800, poi è cresciuto con il tempo attraverso le varie campagne di scavo condotte fino a oggi dalla Soprintendenza Archeologica della Calabria. Oggi i nuovi reperti calabresi non sono più riuniti e custoditi in un museo unico, ma sono esposte in quelle località archeologiche nelle quali nuovi ritrovamenti hanno permesso di allestire dei piccoli musei locali. Crotone, Locri, Roccelletta di Borgia, Sibari, Vibo Valentia, Lamezia Terme, che naturalmente oggi affiancano il famoso Museo Regino. I lavori di ristrutturazione del stesso museo sicuramente metteranno in evidenza non solo i bronzi di Riace, ma anche la testa del filosofo ritrovata a Porticello, il Kuros di Reggio, acquisto di recente del museo, la testa di Apollo proveniente da Cirò, il gruppo dei Dioscuri da poco restaurati e tra l'altro moltissime pinaches ex voto in terracotta recanti a rilievo scene del ratto di Persefone provenienti dall'antica Locri e Pizzeria. Dunque un edificio progettato da Marcello Piacentini, realizzato tra il 1932 e il 1941, importante per volumetria massiccia che ne enfatizza la monumentalità, rinasce a nuova vita. La venerata effigie di Maria Santissima di Portosalvo sta per essere trasferita qui al santuario, da quel di Pentidattilo, dalla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, ancora una volta un arrivo tanto caro al popolo dell'area grecanica e dell'area ionica regina. Tra tradizioni popolari, pietà popolari e grandi festeggiamenti, domenica 1 maggio si concluderà questo grande momento di fede con il complesso nella piazza di Melito Portosalvo con i cardini. Bene, si conclude questo primo appuntamento con l'informazione di Melito TV, canale 817. Potremmo dire buona la prima e questo grazie alla nostra televisione, grazie alla nostra equipe. Un particolare ringraziamento al nostro Dario Amodeo per questo studio virtuale che ospiterà di volta in volta i servizi di 7x1 e perché no, grazie anche al nostro editore, la signora Mimma Taverna. L'appuntamento è per la prossima settimana, ogni fine settimana con noi di 7x1 e alla conduzione ci sarà la collega Francesca Martino. Arrivederci e alla prossima con 7x1.